le opere civili, le grandi opere civili occupano pochissima gente per euro speso e soprattutto la occupano in un arco di tempi lunghi. Noi abbiamo bisogno di creare occupazione, tanta occupazione presto, cioè sono le piccole opere, la sistemazione del territorio che crea tanta occupazione presto. Queste, le grandi opere sono capital intensive, cioè ad alta intensità di capitale e a bassa intensità di lavoro. Quindi l'impostazione complessiva è difficilmente comprensibile, soprattutto se si pensa che parla di alta velocità al sud e non è per ridurre i servizi al sud rispetto al nord, ma cosa se ne fa il sud di linee di alta velocità deserte che hanno capacità di 300 treni al giorno quando al massimo, ho fatto un po' di conti, se si arriva a 50 treni al giorno è un miracolo del cielo, data semplicemente i fattori demografici. Cioè, e poi non è stato fatto nessun conto sui costi. Mi risulta che se fosse vero quelle dichiarazioni sono 70 miliardi, tutti a carico dello Stato, perché delle opere ferroviarie non ritorna allo Stato un euro, tutte a carico dell'erario. Ma questo è solo un aspetto. L'altro aspetto è che riduce la concorrenza in un settore già che è afflitto da livelli di corruzione alta e da una concorrenza difficile perché c'è molta collusione nel settore. Quel provvedimento riduce ancora la concorrenza, cioè tutto per gli amici. In questo modo si Però potrà mi affidare scusi, tutto agli amici, professor come è Ponti, stato fatto per l'alta velocità. sì. Tutto agli amici ed è costata 3 volte, secondo il Sole 24 Però io Ore, le quello voglio che doveva fare costare. una domanda, come dire, più diretta, cercando di interpretare poi quello che molti italiani pensano, no? Cioè, già tutto il mondo degli appalti, delle costruzioni, il codice degli appalti, insomma, è molto complicato ed è complicato da spiegare. Io, diciamo, ho seguito molti dibattiti tra addetti ai lavori, insomma, è una materia molto complicata, come altre cose in Italia, peraltro. Io quello che le voglio chiedere è questo, no? Ci sono poi da individuare le migliori soluzioni legislative, tecniche, non lo so, insomma, in vari modi. Però, diciamo, gli italiani non possono pensare che l'alta velocità si ferma a Salerno. È inutile, cioè, se pensiamo a quello Ma che è sono una le questione autostrade semplicissima in di Sicilia. domanda. Cioè, voglio dire, poi questo serve o no? No, è una questione di domanda. L'alta velocità è un sistema costosissimo che ha bisogno per trovare un minimo di giustificazione di 200 treni al giorno sulle linee, se no sono soldi buttati. Cosa se ne fa lo sviluppo di sud di linee deserte? Ci sono priorità importantissime che vengono prima di quello. Mi sembra una strategia assurda quella di puntare su un settore che anche tecnologicamente maturo ha bisogno di tecnologie il Mezzogiorno e tutto il paese, non di cemento. Il partito del cemento non fa crescere l'Italia, è Professore, una diciamo, strategia del secolo scorso. sì, no, no, ma è molto chiaro il suo pensiero. Io non lo so, così sommessamente continuo a dire che se da Roma a Milano vado in 3 ore, mi piacerebbe andare in 3 ore da Roma a Bari o da Roma a Lecce, perché c'è Ma anche. ci vai in aereo? Ci vai in Ma aereo in un'ora preferisco prima forse andarci in per lo treno, perché devo Stato? andarci in aereo? Non lo so, ma insomma. Perché se no lo Stato spende 60 miliardi per portare pochissima gente. Ma Benissimo, siamo no, no, in ma io Roma, non è prendo, come vero. dire, stiamo registrando, poi Però io, ovviamente, Andrea, posso? sì, volevo andare da Andrea Romano Anch'io perché volevo. non so se Andrea Romano ha